cari è migliore, e migliora l'ossatura mentale. Ovviamente dite, questa è una carne che senza la salsa questa non si mangia, qui c'è bisogno di una salsa di accompagnamento che rirende un po' di morbidezza a questa carne, essendo comunque un volatile, poi fatta arrosto, logicamente la carne si è serrata. Considerate, io l'ho cotta a 70 gradi dentro, quindi in realtà una cottura abbastanza lieve nella parte interna, ma nonostante questo la carne tende a essere un po' secca, un po' riarsa, quindi forse se si mangia insieme alla pelle già meglio, però sicuramente la salsa ci vuole per unirla insieme. Prego, prego. Allora, l'ultimo finale dolce è la diviola, che è il, diciamo, il nonno del crème caramel, stesso motivo di prima, quindi c'è una crosta, un po' di crosta che proteggeva un po' questa preparazione, una leggera spezzatura di cannella e zenzero, di nuovo sempre un pochino tenuta lieve, quindi questo dolce storico di origine, appunto, probabilmente era quello che ha dato poi origine al nostro latte alla portoghese, il crème caramel. Come curiosità, in Francia lo stampo da crème caramel ancora si chiama Divio, quindi probabilmente è rimasto il nome all'oggetto, ma la ricetta poi ha perso il suo nome. Vi saluto, vi faccio tagliare il tacchino.